Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video vedremo il cielo di stanotte e qual era la stella polare degli antichi egizi. Oggi è martedì 14 aprile 2020, secondo giorno della sedicesima settimana, 105esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.953. Oggi il sole passerà al meridiano alle 13.14 e tramonterà alle 19.58 dopo averci dato luce e calore per ben 13 ore e 26 minuti. Venere è sempre splendida verso ovest dopo il tramonto, nella costellazione del Toro. Oramai, lontana dalle Pleiadi, Venere si sta dirigendo verso la punta del corno occidentale del Toro, dove c'è la stella che abbiamo incontrato in qualche video fa di nome Elnat. Tra sud e sud-ovest splende la bella e possente costellazione di Orione, che come abbiamo visto già nei giorni scorsi si rende sempre meno visibile la notte con l'avvicinarsi dell'estate, e del resto è una costellazione tipicamente invernale. La notte astronomica comincerà alle 21.44. Verso mezzanotte, guardando in direzione nord, alta in cielo, prossima alla verticale, quasi lungo il meridiano, c'è la costellazione dell'Orsa Maggiore, con le splendenti stelle del Grande Carro, che abbiamo già visto insieme e che abbiamo usato per trovare la polare. Dalla polare, alzandosi lungo il meridiano, poco più a destra, si sviluppa l'Orsa Minore, che nella parte orientale è circondata dalla costellazione del Drago. Ma la stella che noi chiamiamo polare ha sempre indicato il nord? La risposta è no, e qui in particolare scopriremo qual era la stella polare degli antichi egizi. Grazie a Stellarium facciamo un salto in Egitto, nei pressi di Giza, ai tempi nostri. Alla mezzanotte di oggi, 14 aprile, il cielo è così. Leggermente diverso dal nostro perché Giza è più prossima all'equatore e quindi la polare appare più bassa sull'orizzonte, ma tutto sommato è molto simile. Adesso facciamo un altro salto, rimanendo a Giza, ma viaggiando nel tempo fino al 2600 a.C. Siete pronti? Via! Là, più di 4600 anni fa, il cielo appariva più o meno così. Beh, le stelle erano circa quelle di oggi, 5000 anni per le stelle sono poca cosa. Probabilmente qualche stella brillava di più, qualcuna di meno, qualcuna si trovava in una posizione leggermente diversa rispetto a oggi, ma tutto sommato il cielo non era molto diverso. Forse le differenze maggiori erano nelle rappresentazioni, cioè nel fatto che gli antichi egizi avevano costellazioni diverse dalle nostre, cioè raggruppavano le stelle in modo diverso. Per semplicità, noi però continueremo a usare le costellazioni nostre, così riusciremo ad orientarci più facilmente. Quindi siamo alla mezzanotte del 14 aprile del 2600 a.C. Guardando in direzione nord vediamo il Grande Carro, il Piccolo Carro e la costellazione del Drago. Sembra tutto come oggi, ma proviamo a far scorrere rapidamente avanti il tempo. Cosa notate? La stella che si trova sulla coda del Piccolo Carro, quella che chiamiamo polare e che vediamo fissa in cielo, qui si muove, non è fissa. Anzi, notiamo subito che la stella fissa in cielo, quella più vicina al polo nord celeste, è un'altra. Oggi noi la chiamiamo Tuban ed è la stella più luminosa dell'odierna costellazione del Drago. Ebbene sì, Tuban era la stella polare degli Egizi. Quella che noi oggi chiamiamo polare in realtà indica il nord soltanto da pochi secoli. Questa migrazione dei poli celesti, cioè prolungamenti dell'asse di rotazione della Terra, nel corso dei millenni avviene lungo una circonferenza che attraversa la polare e Tuban. Tale spostamento continuo e impercettibile, almeno ad occhio nudo, del polo nord sulla volta celeste è uno degli effetti dovuti alla precessione degli equinozi. Per oggi basta così, ma nei prossimi video vedremo insieme qual era la stella polare per i romani e piano piano cercheremo di capire meglio qualcosa in più sulla precessione degli equinozi. Adesso è giunto il momento di tornare a noi. La luna domani sarà al primo quarto a mezzanotte e 10 minuti, non sarà visibile dall'Italia perché sorgerà alle 3.15 nella costellazione del Sagittario, insieme a Giove e Saturno.
La notte astronomica finirà alle 4:43 e domani, un'ora, tre quarti d'ora prima del sorgere del Sole, se guarderemo verso sud-est vedremo una bella congiunzione. Prendendo come riferimento il quarto di luna, Giove si trova praticamente sopra a meno di 4 gradi di distanza. Sempre rispetto alla luna, in alto a sinistra c'è Saturno a poco meno di 5 gradi. Sotto la luna a destra potreste scorgere un gruppetto di stelle che fanno parte della costellazione del Sagittario e che formano un asterismo detto Terebellum. A 12 gradi di distanza a sinistra c'è Marte, che come avrete notato se seguite questi video, oramai si è allontanato tantissimo sia da Giove che da Saturno. Il Sole sorgerà alle 6:30, mentre la Luna passerà il meridiano alle 7:45, illuminata al 47%, e tramonterà a mezzogiorno e 12 minuti. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.